Ciao, ciao a tutti e soprattutto ciao mamme. In questo video vi mostro tutti i prodotti che io utilizzo per il cambio del pannolino del bambino o comunque i vari prodotti che utilizzo durante il bagnetto, nella toilette in genere. Inizio direttamente con i pannolini. I pannolini che io utilizzo sono questi della Pampers, Sole e Luna. C'è da dire che l'altra gravidanza, diciamo, il mio figlio, il grande, per lui non ho mai utilizzato questi, non so perché, non cercavo insomma un prodotto un po' più pubblicizzato in sanitaria e mi consigliarono i prodotti della Chicco, i pannolini della Chicco. In effetti ho utilizzato quelli per tutto il tempo, diciamo dall'inizio fino a quando gliel'ho tolto il pannolino. Però adesso, siccome c'è una promozione su questi pannolini, praticamente all'interno di questi vi è inserito un codice e poi con la raccolta dei codici si ottengono dei regali, tipo una raccolta punti. Ho scelto di prendere questi della Pampers, vi devo dire, ragazze, che conviene. Sia perché il prodotto è ottimo, almeno per me lo ritengo ottimo, anche in confronto ai pannolini della Chicco, e anche perché comunque i pannolini se ne acquistano tantissimi, e perché no, non raccogliere i punti e prendere dei regali. I regali che la Pampers mette a disposizione sono veramente molto molto carini, e se avete bisogno di qualche dritta su come fare per la raccolta punti, scrivetemela nel messaggio, io vi farò un video adatto per mostrarvi come si fa a partecipare a questa promozione. Il prodotto, appunto, i pannolini sono fatti, allora, la misura numero 4 adesso è quella che ho io a disposizione ed è quella che parte dai 7 ai 18 kg. All'interno ci sono 18 pannolini, e però qui al lato, se non erro, sì, ci sono le varie dimensioni della Sole e Luna. Allora, io ho utilizzato anche questi della Baby Dry, devo dire che sono ottimi, però sono un po' più costosi rispetto a questi della Sole e Luna. Sono queste le misure mini, midi, maxi, junior e XL, e devo dire mi trovo bene. Non so se riuscite a vedere questo in sovraimpressione, dopo sotto la scritta c'è appunto questo codice che si vede appunto nel momento in cui si va ad aprire il pacco, e il pannolino si presenta in questo modo. È molto morbido, molto sottile. Aprendolo ha questa fascia centrale su questo azzurro verde acqua. Credo che sia uno strato adatto a sostenere le urine un po' più forti, ed è molto morbido, devo dire. Davvero delicato sulla pelle, e non è neanche troppo rigido, nel senso troppo ovattato, che dà fastidio, insomma, alla pelle dei bambini. No, ritengo che sia un ottimo prodotto e lo consiglio. Per quanto riguarda poi i vari prodotti che utilizzo per la crema, allora vi faccio vedere le salviettine. Sono un po' fissata con questa marca, la Trudy, la ritengo davvero una marca ottima sia a livello di costi sia a livello di qualità. Queste sono le salviettine, il pacchetto è composto da 72 pezzi e ha un profumo meraviglioso, io lo compro anche per questo. All'interno le salviettine, c'è appunto questo sistema, io lo ritengo molto comodo, questo inserto in plastica, perché quando ci sta l'adesivo solamente, non c'è la plastica, se ne viene, si rompe la bustina, poi vanno, diciamo, a seccarsi le salviettine. Io preferisco che ci sia questa parte in plastica perché ritengo sia molto più comoda per prendere le salviettine. Le salviettine all'interno, vedete come sono composte? Sono fatte da questo strato a forma di nido d'ape. È come se riescono a pulire un po' di più la pelle rispetto alle salviettine lisce che ho utilizzato. Io di salviettine ne ho utilizzate tantissime, e queste sono quelle con cui mi trovo molto molto meglio. Il profumo è meraviglioso, sono molto, non sono né troppo bagnate, l'umidità è
è giusta, non è né troppo né poco, e poi sono facili perché si tirano, se tiri una ne viene via solo una, non 200.000. Sono davvero consigliabili, ve le consiglio queste della Trudy. Il costo di questo pacchetto da 72 è di 1,50 euro, eccezionale. Poi la crema che io utilizzo per il cambio è questa della Mustela. Non vi so dire il prezzo perché mi è stato regalato all'interno appunto di qualche regalo che ho avuto per la nascita. È eccezionale, è una crema, a parte che è comodo il tappo, si apre. Si chiude con una mano tranquillamente e poi la consistenza della crema è molto leggera, molto delicata, quasi la pelle l'assorbe, al contrario di altre che sembrano cemento armato. No. Però davvero è molto molto buona, ha tre funzioni: preventiva, allevia e ripara. Davvero ottima. L'unico neo negativo è che finisce subito. Perché è da 50 ml. Ho provato anche ad utilizzare questa della Fissan. È buona, diciamo, la sua funzione la fa, appunto quella del cambio, però è scomoda perché devi tenere comunque tutte e due le mani occupate per aprire e chiudere il tappo e sinceramente non con i bimbi che svolazzano e si fanno le anguille sopra il fasciatoio, sinceramente preferisco una cosa apri e chiudi in questo modo, così una mano la tengo occupata. Poi, per quanto riguarda il sapone per il bidet che faccio al pupo, è questo, ho utilizzato questo, mi trovo benissimo, mi dispiace di aver gettato la scatola, comunque il costo di questo sapone non sapone è di 7,50 euro ed è un sapone intimo che può essere utilizzato sia dai bimbi che dai grandi, ha un'azione lenitiva, è ottimo, da 500 ml, veramente ottimo. Vediamo qui, prima infanzia, non sapone all'olio di mandorle, grazie a un'equilibrata formula ricca di preziosi principi emollienti, deterge mani, ah, non sapevo, mani, viso e parti intime, è tutto un sapone, cioè si può fare, si può usare per tante cose, rispettando l'equilibrio della pelle. Ottimo, davvero ottimo, non fa schiuma, però deterge molto. Poi, per quanto riguarda il viso, la pulizia del viso, io utilizzo questo, il latte detergente, andandolo ad applicare con diciamo questi quadrotti in puro cotone, si trovano tranquillamente nei negozi di detersivi. Questo l'ho pagato da 40 pezzi, non vi faccio vedere, la bustina ormai è deteriorata perché il piccolino ci gioca, sono 40 pezzi, ho pagato 50 centesimi, per cui è nulla di costoso. Allora, utilizzo questo latte detergente, viene utilizzato sia per il cambio, io lo utilizzo per il viso evitando il contorno degli occhi, poi risciacquo, ottima della Chicco, non mi ricordo quanto l'ho pagato, però è ottimo. Poi, per quanto riguarda la pelle, siccome mio figlio ha una pelle un po' secca, utilizzo o questo, il Babygella, olio idratante spray, lo utilizzo anche per fare dei massaggini proprio per rilassanti o quando aveva dei mal di pancia, facevo tipo dei massaggi circolari per evitare le coliche. Il prezzo è 6,50 euro, vabbè, è venuto via. 6,50 euro, oppure per la pelle secca mi è stato consigliato dalla pediatra questo BioClean, è davvero ottimo, un latte corpo rigenerante e protettivo, davvero buono, buonissimo. Sempre con questo dosatore, molto comodo. Invece questo è a spray. Tutti e due dei prodotti molto molto validi. Poi, per quanto riguarda il bagnetto, utilizzo questi, il bagno latte e lo shampoo latte, sono entrambi della Trudy, fantastici, eccezionali, mi piace un sacco il profumo al miele d'arancio e al polline dei fiori, ottimi, ottimi ragazzi, davvero, sono dei prodotti, fanno un po' schiuma effettivamente, lo shampoo latte fa un po' schiuma, però il profumo è proprio buono,
sono entrambi da 500 ml. Il costo non me lo ricordo, però non sono eccessivamente costosi. Davvero buoni, ve li consiglio. Poi utilizzo, vabbè, queste forbicine che sono della Kiko, hanno la punta arrotondata. Questa punta sono della Kiko e vabbè, sono ottime, ma penso che le forbicine per i bimbi siano sempre quelle. I cotton fioc che utilizzo per i bimbi, ho buttato la parte di sopra, sono questi per la pulizia dell'orecchio esterno. Voi non gettate lo scatolino, perché so che tutte le mamme acquistano questi scatolini un po' piccoli. Non li gettate, perché nel prossimo video vi farò un piccolo, piccolissimo tutorial per creare un giochino per i vostri bimbi. Poi vi volevo mostrare due prodotti molto buoni. Questo, per esempio, pagato 3,50 euro, è un micro pettine per appunto i vostri bimbi. All'inizio, proprio i primi mesi che hanno, appunto, si forma la crosta lattea, sulla testolina, si forma tutta quella crosticina un po' giallina. E questo è un pettine della Kiko con queste setole, questi dentini molto molto ravvicinati, e si fa molto delicatamente, si spazzolano i capelli, la tempia, appunto, la testa del bambino molto molto delicatamente, viene via e poi si lavano i capelli. Ho utilizzato in abbinamento a questo olio Johnson, mi è stato dato in regalo, e mettevo un po' sull'ovatta, appunto, su quei dischetti che vi ho fatto vedere prima, accarezzavo la testa del bambino e poi passavo questo pettinino e veniva via molto molto delicatamente, senza far male al bimbo. Questo lo utilizzo solo per questo motivo. Poi, cos'altro vi volevo far vedere? Per ultimo, la pulizia del naso. Pulizia del nasino, io utilizzo questo, comunque l'acqua fisiologica, quella normale, diciamo, nella cosa di vetro, ricetta di vetro. Comunque io utilizzo questo del Isomar, ho utilizzato anche quella della Nebula, però questo allo stesso prezzo della Nebula, uguale 8,50 euro, è fatto in questo modo. Proprio adatto per i piccoli, questo beccuccio, non riesco a capire perché non mette a fuoco. E niente, spray baby, acqua di mare, isotonica. Esiste anche l'ipertonica, questa è per la pulizia di tutti i giorni. L'ipertonica viene utilizzata nei momenti in cui il piccolo è raffreddato, perché l'acqua di mare ipertonica dà la possibilità al nasino di essere pulito un pochino meglio. Poi, sempre per la pulizia del nasino, io utilizzo questo. Aspetta, mamma, tieni, vedi che ti do. Si è svegliato il piccolino, per cui devo un attimo tenerlo impegnato. Tieni questo, te, tomma, to. Allora, dicevo, per la pulizia del nasino, dopo aver spruzzato un paio di volte questo spray alle due narici, vado a aspirare il mucchetto tramite questo. Ve lo faccio vedere aperto. Allora, è composto da questo tubicino. Questo si mette in bocca alla mamma, si aggancia questo tubicino qui e poi si attacca questa pipetta alla parte esterna. In questo modo verrebbe poi praticamente la parte montato, verrebbe fatto in questo modo. Praticamente questo aspiratore nasale della Nebul è fatto in questo modo, in questa scatoletta un po' più compatta rispetto alla Narinel. Io ve li faccio vedere entrambi, un po' più compatto, però all'interno di questo ci sono solo tre beccucci con il kit aspiratore, che praticamente sono questi due. Ce ne sono tre di questi. E poi questo kit. Al contrario del Narinel,
che è formata, non vi posso far vedere il kit aspiratore, però è praticamente questo. Al contrario, la Narinel all'interno ha due ricambi, cioè uno in meno, però ha anche una pinzetta. La faccio vedere. Questa è la pinzetta che c'è all'interno, che serve proprio per togliere questa spugnetta che si fa, che c'è in avanti per pulire, far durare un pochettino di più questi ricambi. I ricambi sono usa e getta e si possono acquistare degli altri, si possono acquistare degli altri appunto per utilizzare ancora l'aspiratore nasale. Ve lo consiglio, mamme, vi consiglio assolutamente di fare almeno quando non sono raffreddati, almeno 2 volte al giorno, l'aspirazione nasale, la pulizia nasale, perché avendo il nasino pulito si evitano a molti raffreddori. Io sto vedendo la differenza con il secondo bambino. Il primo era, non se li voleva fare, e si raffreddava. Questo è mio figlio, vi sta salutando. Non se li voleva fare, stava sempre raffreddato. Invece questo piccolino è molto più tranquillo, si lascia far di tutto, si va a pulire il naso senza piangere, senza niente, sembra che il nasino vada molto meglio rispetto al grande. L'ultimo prodotto che ci tenevo a farvi vedere è questo dell'Avea Olio. Ciao, amore. Avea Olio è praticamente un olio che ha una funzione protettiva alla vitamina E. Non so se riuscite a vedere, favorisce la funzione barriera cutanea, lenitivo del prurito, idratante, protettivo, antiossidante, praticamente miracoloso, lo potete usare per tutto. E io lo utilizzo molto spesso, lo utilizzavo nei momenti in cui il piccolino mi dava fastidio, mi faceva creare un po' irritazione al capezzolo nell'allattamento. Però lo utilizzo anche per il cambio del pannolino o se ci sono delle punture di zanzare, insomma, ha diverse funzioni. Lo trovo ottimo, anzi eccezionale, davvero ve lo consiglio. Bene, io penso di aver finito. Sì, mi sembra di avervi indicato tutto, a parte questa, che è l'ultima, però questa non ve la consiglio molto, è una crema idratante lenitiva. Non so perché, forse perché utilizzo quell'altro. Viene utilizzata, quell'altra che vi ho fatto vedere, viene utilizzata per quando c'è un cambio d'aria, quando cominciano le giornate ad essere un po' più fresche, viene messa sul viso del bambino o sulle manine come protezione del vento, del sole, insomma. La ritengo un po' troppo grassa questa, per cui non ve la consiglio. Non so, magari è un mio parere sul mio bambino, mi sembra un po' troppo grassa, però l'ho utilizzata per entrambi i bimbi e ha avuto la stessa funzione, insomma, ho avuto lo stesso effetto. Bene, ragazze, io ho finito, siccome il piccolo mi sta smontando tutto, mi auguro che questo video vi sia piaciuto e aspetto i vostri commenti. Se avete bisogno di qualche altro consiglio, qualche altra recensione, fatemelo sapere nei commenti. Nel frattempo iscrivetevi e cliccate mi piace a questo video, iscrivetevi al mio canale perché ci saranno, no, tantissimi video in futuro. Un bacio, ciao ciao!